Allora, primo incontro formativo qui alla Chiesuola con il presidente provinciale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Gennaro Ciaramella. Buonasera a tutti, una bella impressione perché c'è stata grande partecipazione. Ecco, proprio questo è stato il fatto che vi ha colpito, non vi aspettavate al primo approccio che ci fosse una partenza sprint? Sì, effettivamente avevo preso la saletta piccola per far finta di riempirla, invece non è stata sufficiente. Questo è stato un successo grazie a Roberto e grazie alla presenza del mister Mauro, che è molto preparato e molto conosciuto nel mondo futsal. Noi siamo contentissimi, questo è soltanto l'inizio, speriamo di un percorso che possa accontentare la voglia di conoscenza, la voglia di sapere di tutto il mondo del calcio a 5 locale, che è cresciuto in maniera esponenziale. Ma non è soltanto calcio a 5, è anche calcio a 11, perché non possiamo dimenticare questa provincia, la provincia di Latina, è una provincia stretta e lunga dal sud di Roma al nord, fino ad arrivare praticamente ai confini della Campania. Quanto nasconde? Questa è una provincia ricca, ricca di giocatori, ricca di talenti, perché è una provincia particolare, ha sempre espresso giocatori importanti. Adesso purtroppo c'è una carenza infrastrutturale, cioè proprio delle palestre, dei campi, che fa paura. Nella nostra provincia lo sport è andato più veloce della programmazione politica. Noi in Latina, per farti un esempio, abbiamo una serie A di pallanuoto, serie A di pallavolo, serie A2 di basket e calcio, abbiamo avuto 4 anni di serie B, abbiamo le strutture dei 50 anni fa. Cioè, ecco, dobbiamo muoverci anche comunque sul settore tecnico, perché ha tanto bisogno di aggiornarsi. Bisogna viaggiare in parallelo l'aspetto politico e futuro delle infrastrutture, perché per fare sport a alti livelli c'è bisogno di palestre, piscine, stadi importanti, noi abbiamo pochi. L'aspetto tecnico è sempre positivo, perché comunque Latina provincia, Latina città, c'ha basket a 2, la pallanuoto a 2 che sta a fare i playoff, c'ha la pallavolo in A1 che appena finita il campionato, cioè è uno sport, lo sport va veloce, va bene e va veloce, è una delle cose che funziona benissimo a Latina. Qual è il diktat per poter partire, per lanciarsi? Il coraggio della politica di appoggiare e non intralciare, la politica in generale, chi amministra, chi governa. Lo sport va aiutato e non intralciato. Il più delle volte succede che lo sport viene intralciato, cioè nel percorso di crescita è sempre qualche cosa che non va. Se invertiamo questa situazione qui, Latina sarà sempre più grande, e che a livello sportivo siamo veramente grandi. Mauro Micheli è intervenuto questa splendida serata, è stato molto esaustivo, non soltanto nel lavoro che lui svolge, ma soprattutto nei consigli raccolti dal pubblico, soprattutto la forte presenza di tanti allenatori, ma tanti curiosi che vorrebbero entrare in questo mondo. Ma sì, innanzitutto è stata veramente una piacevole sorpresa quella di vedere quanti erano i presenti, è stata veramente molto bella come sensazione. E sì, è stato concordato con Roberto, era stato un discorso insomma di presentazione a quello che era un po' il settore, e soprattutto essendo io insomma un allenatore che ha fatto tutte le categorie tranne la 1, insomma era anche abbastanza facile per me fare un paragone tra le varie categorie, e quindi mette poi a disposizione dei presenti eventuali appunto paragoni o divergenze insomma tra le varie categorie. Allora mister, sì. Ecco, la vorrei interrompere un attimo perché è fondamentale un aspetto. Durante la serata hai più volte rimarcato il fatto di avere la professionalità indipendentemente dalla categoria. Ma sì, penso che quello sia fondamentale, nel senso che la professionalità così espressa come io arrivo e c'è lo spogliatoio con la merce pronta, 12 dirigenti, lo staff tecnico qualificato, giocatori professionisti che prendono i rimborsi, così quella è indotta, no? Mentre invece la professionalità che noi dobbiamo imparare a dare è proprio quella là che parte dal basso. Quindi sono contento di aver iniziato con la Serie D, perché insomma proprio in questo modo ho cercato di creare una sorta di codice etico, no? Dove le mie squadre avevano appunto un processo di professionalità interessante, cioè i ragazzi sapevano quello che era per me importante e quello che veniva chiesto, e per loro era importante, così come per me insomma andare avanti questo, e credo che sia una condizione base per ogni allenatore.
Ecco mister, accanto a questo un altro aspetto che abbiamo notato e ci ha colpito, almeno noi sotto il profilo dell'informazione, quanto è importante tutto ciò che ruota insieme al mister, cioè i dirigenti, il fisioterapista, i vari preparatori, perché sono coloro che insieme al mister poi preparano, portano all'approccio della gara. Ma un allenatore innanzitutto è un organizzatore, deve essere organizzatore e poi dopo deve essere allenatore. Scendiamo un po' questa cosa, perché molte volte c'è l'errore di chiamare il mister in età tenera, quando soprattutto adolescenziale. Lo vogliamo mettere un po' in risalto? Ma sai, soprattutto la cosa importante è quella lì di capire, allora, quanti di noi sanno di calcio a 5 ma non lo sanno spiegare? Tantissimi, cioè con tutte le persone che hanno giocato a calcio a 5 lo conoscono, no? Ci hanno giocato, però da lì a spiegarlo e a trovare le maniere giuste per spiegarlo ci passa. Quindi in questa fase, come ad esempio questa sera, era quella di spiegare appunto questa cosa, che non è affatto facile, no? Però è la stessa identica cosa di quando si crea una squadra. Realmente non si crea solo la squadra dei giocatori, ma si crea la squadra di tutto quello che... Io ho un rapporto splendido con quelli che sono i dirigenti con i quali ho più contatto diretto, no? Come può essere, non so, il dirigente accompagnatore, quello della logistica, l'addetto stampa, quelli con i quali lavoro sul campo, così come con lo staff tecnico ancora di più, e ancora di più con i giocatori. Cioè noi si crea una squadra comune, noi si lavora tutti insieme, noi si fa tutto insieme. Poi è normale che la società, intesa come presidente, vicepresidente, direttori, eccetera, così, è un ente un po' a parte, no? Però quello della squadra legata allo staff tecnico, allo staff dirigenziale che sta sul campo, e di essere tutta una squadra unica. Da qui, da questa prima serata, non sarà l'unica, anche perché sappiamo che lavori molto nella visione dei video, curiosità della tua stessa squadra quando alleni, soprattutto delle squadre avversarie. Hai studiato, hai preparato, hai materiale sicuramente per preparare la prossima lezione, tra virgolette. Guarda, non è la prima volta che faccio di questi incontri, ne ho fatti anche dei incontri, diciamo, tattici, chiamiamoli così, e mi piace perché mi piace proprio il confronto, quindi soprattutto nella domanda dell'interlocutore nasce fuori sempre un argomento di riflessione, no? Quindi sì, mi piace mettere a disposizione. Penso che, così come è importante il lavoro che fate voi, che vi ringrazio sempre, perché più comunicazione c'è, più cresce il settore nostro, e tanto noi siamo malati di questo settore e quindi siamo appassionati. Così come è lo stesso discorso nostro, cioè in questo speciale periodo storico il calcio e il calcio a 5 in Italia hanno una difficoltà. Secondo me è dovuta principalmente a un settore tecnico, soprattutto nei livelli più bassi, che è rimasto un pochino indietro, e quindi il livello dei giocatori che arriva sopra è un pochino più fermo rispetto al passato. Quindi dobbiamo lavorare da sotto. Io nel mio piccolissimo mi metto a disposizione, poi se quello che dico è interessante, bene, perlomeno faccio venire il dubbio di riflessione a chi mi ascolta.